Solo l'attività produttiva di Reggio Calabria, ecco, questa iniziativa di Capo Sperone per promuovere questo territorio, non solo Reggio Calabria ma anche la costa viola. Assolutamente sì, perché l'immagine che si deve trasmettere di Reggio in tutta Italia e in tutto il mondo è l'immagine positiva, e per far questo bisogna puntare sulle eccellenze, e sicuramente la costa, il mare, il paesaggio in generale è una delle eccellenze principe del nostro territorio, quindi benvengano queste iniziative di marketing territoriale, di valorizzazione della nostra terra e della nostra città. Come nasce questa sinergia con l'azienda Capo Sperone? È un info point che va per chi volesse rivolgersi, per cercare di capire quali sono le bellezze, le iniziative che ci sono in questa costa viola, quindi questa costa che va dalla zona di Palmi fino a tutto il chilometro più bello d'Italia, ovvero il lungomare Falcomatà. Sicuramente come città metropolitana e come comune avete sposato il progetto. Noi sposiamo il progetto e siamo sempre pronti per fare queste iniziative che appunto valorizzano questo nostro territorio. E a proposito della valorizzazione del territorio abbiamo il direttore, il dottor Di Frangia, ecco, insieme si vince questo per promuovere questo territorio che è poi la Costa Viola di Palmi. Sì, intanto grazie Graziano, grazie agli amici delle tue telecamere che ci seguono ormai da tanti anni. Ebbene sì, come tu ben sai, Capo Sperone è sempre stato pronto a accettare nuove sfide. Abbiamo creato tante situazioni insieme, tante sinergie. Oggi Capo Sperone ha voluto dire grazie al territorio che ci ha dato tanto in questi anni, quindi ha valorizzato quello che è il prodotto Capo Sperone, quello che è la professionalità Capo Sperone nel mondo dei matrimoni, ma non solo, perché con Capo Sperone Spa, quindi il benessere, e Capo Sperone Hotel. Oggi Capo Sperone, con l'inaugurazione di questo nuovo punto di informazione sul chilometro più bello d'Italia, ha voluto creare un qualcosa che potesse dare lustro al tratto di costa che va da Palmi allo Scoglio dell'Ulivo fino a Reggio Calabria, quindi al chilometro più bello d'Italia. Quindi partiamo con questa nuova sfida, con la voglia di promuovere altre grandi eccellenze che si possono fare avanti, si possono valorizzare come abbiamo fatto noi di Capo Sperone, con un piccolo contributo da parte di tutta la famiglia Capo Sperone. Presidente, oltre alla sua struttura che è meravigliosa ed incantevole, quello sperone proprio lì situato in quella roccia, possiamo dire, di Palmi, ecco, chi ci vede attraverso le nostre telecamere sia in Calabria e in Italia e all'estero, ecco, perché venire sulla Costa Viola? Guarda, perché negli anni ho visto tantissime zone della Calabria crescere e svilupparsi. Noi, giustamente, avendo creato Capo Sperone a Palmi e avendo grande capacità comunicativa, vogliamo mettere a disposizione la nostra capacità, le nostre professionalità e l'investimento economico che abbiamo fatto sul lungomare di Reggio Calabria per dare la possibilità ad aziende calabresi, ad aziende della costa, del tratto di costa che vanno da Palmi a Reggio, che per un discorso magari di investimento economico non hanno questa forza e quindi non possono promuoversi, ma hanno un prodotto di eccellenza. Quindi se è il prodotto di eccellenza, noi Capo Sperone diamo la possibilità di divulgarlo qua sul chilometro più bello d'Italia, qua nell'Info Point Capo Sperone.